Ciao a tutti creators e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo in Minecraft Vanilla 1.9, terzo episodio. Negli episodi precedenti vi ho fatto fare il tour del mio mondo e del Nether. Ora vi voglio parlare dei miei progetti futuri. Bene ragazzi, allora, come potete vedere, un piccolo stupido progetto che ho fatto, ho iniziato a fare quel bel ponticello di legno perché ero scocciato di fare dei salti e delle nuotate. Solo che ne voglio creare, diciamo, in serie, perché poi effettivamente solo che il design è da rivedere, però specialmente quello alto, però è caruccio, fa anche un bel effetto di rustico. Devo solo trovare un designer adatto per fare il punto. Magari suggeritemi qualcosa. Bene, come avete già potuto vedere, ho costruito un mob spawner. Eh sì, ragazzi, ci sono voluti un mare di materiali, ma fortunatamente le mie ceste erano piene. Tutti i mining che ho fatto, i picconi che ho dovuto di ferro che ho dovuto buttare. Vi voglio mostrare cosa, diciamo, ho realizzato. Entro in questo mob spawner. Come potete vedere, c'è dell'acqua che rallenta la caduta, in modo tale che io posso ucciderli in questo modo e prendo esperienza, perché come ben sapete in Minecraft conta anche molto fare l'esperienza. Se avete un mob spawner a portata di mano, fortunatamente lo trovate proprio sotto casa. Beh, siete proprio fortunati. Io invece non ce l'ho, ho cercato dappertutto, non l'ho trovato. E quindi devo usare questo metodo per fare esperienza. Devo dire che non è malaccio, si potrebbe migliorare molto. Solo che nelle mie prime esperienze di mob spawner ho messo le tramogge. Quindi qui sotto vado a vedere il materiale che cadono. E questo è un progetto sempre in computer, perché devo cercare di farlo diventare più efficiente possibile. Un altro progetto che ho in mente, siccome poi oltre all'esperienza poi mi occorre anche molta pelle per fare libri, ho un botto di mucche qua, zonzo, questo è vero, però ho detto è strano raggrupparle, contarle, e invece ho creato questa specie di fossa dove ci sono le mucche che io faccio accoppiare, così che vengono trattate proprio come mucche da macello. E quindi cerco di fare tante piccole fosse per ogni animale che mi occorre. Poi lo farò anche che lo pecore. E quindi questo è un altro mio progetto. Non sapevo che le mucche scalavano. Le mucche che salgono le scale. Aspetta, però forse il mio errore è stato quello là di mettere le scale troppo in giù. Perché io posso saltare, ma le mucche credo di no. Bene, speriamo che non volano. Non volano, sì, ciao. Speriamo che non riescano a scavalcare. Venite mucche, venite. Questo è un altro dei miei progetti. Per questo video vi ho mostrato i miei progetti principali, che sono anche molto lunghi, fatti senza trucchi. Questo devo ricordare a tutti che questo è un mondo, per chi non mi segue, mondo che ho da diversi anni. Quindi se vedete tutto questo materiale, tutte queste costruzioni, le ho fatte in diversi anni. Sì, cioè, ho raggruppato un sacco di esperienza, di mining. Questa è la mia caverna, quindi posso far vedere che è tutto nudo e crudo come lo si vede. Bene.
Non lo so, ragazzi, in realtà. Ehi, perché ho tre cuori? Perché ho un uovo di merda? Quindi ho tre cuori. Ah, che bello, ho fatto altri tre libri. Che figo. Ciao, piccino. niente. Questo video è breve, finisce qua. Ma vi voglio dire che i miei progetti sono tuttora molto diciamo aperti, quindi sì, accetto suggerimenti, accetto proposte e tutto. Quindi per questo video allora è davvero tutto. Ciao, Crazers.